Padre Gabriele Amort. La notte del 4 giugno, lei ha eseguito un esorcismo. Non era un esorcismo. La maggioranza dei casi non richiede un esorcismo. Il 98% viene raccomandato da lui stesso a medici e psichiatri. Il restante 2% io lo chiamo male. Abbiamo altre domande per lei, padre Amort. Se avete qualche problema con me, parlatene con il mio capo, il Papa. C'è un caso che necessita la tua attenzione. Portami il prete. Sono qui per aiutarlo, Giulia. Prete sbagliato! Fa attenzione, ci sono segreti nascosti lì. È il sigillo del Vaticano. La Chiesa ha già combattuto questo demone. Il Vaticano ha insabbiato la cosa. Scopriamo perché. Sei stato ingannato e sei caduto in trappola. Qualunque cosa tu faccia, la fai perché Dio te lo permette. Ha permesso questo? Immagina che succederebbe se il diavolo possedesse l'anima dell'esorcista del Papa. Chi ti difenderà? La mia fede non necessita difesa.